Per me all'inizio era un gioco, come un qualsiasi altro gioco. Poi però mi sono ritrovato all'improvviso schiavo di tutte le sostanze. Pian piano ho iniziato a perdere tutte le cose che amavo, compresa la mia famiglia. La mia famiglia alla quale ho fatto cose che non si dovrebbero mai fare a chi ti ama. Poi però ho deciso di tornare a vivere, dai. Spero che voi decidiate di vivere senza commettere i miei stessi errori. No, aspetta, perché non è, mi sono Tranquillo. bloccata. Volendo diventare schiavi non ci vuole granché. Basta usare droghe, basta darci dentro col gioco d'azzardo, con internet o magari con tante altre cose. Lo sanno i ragazzi che sono venuti a San Patrignano che a un certo punto hanno tirato fuori le unghie, hanno cominciato a ruggire e a sfidare se stessi per riconquistarla, la loro libertà. Io purtroppo ho scelto di prendere una strada sbagliata sin dall'età dei 14 anni, poi finalmente ai 18 mi sono resa conto che appunto che i miei sogni in quel modo non potevano essere realizzati e quindi ho scelto di cambiare, di crescere, di diventare una donna. Dicevo sempre che per me sarebbe stato facile uscirne perché beh, ero io che comandavo la situazione, ci ho messo la galera, un anno e mezzo di carcere, 4 anni di comunità, tanta fatica e a 33 anni mi ritrovo che dopo tanto tempo sto riprendendo in mano quello che non ho fatto negli ultimi 10 anni e quindi io l'unica cosa che vorrei dire è di pensarci bene a quello che fai perché non è sempre un gioco. Poi passa il tempo e ti rendi conto che alla fine la vita è una e ti mangi le mani per non aver fatto quello che magari avresti potuto fare in una vita sana e normale. Ascolta, io sono molto giovane e questa strada purtroppo l'ho presa troppo presto. Purtroppo non sono riuscito ad affrontare delle situazioni e pensavo che i miei problemi non erano, che non avevo problemi, che le canne era tutto un gioco, che poi sarebbe finito perché ero convinto così. Io sono arrivato quasi a 17 anni che sono arrivato quasi al suicidio. E ho fatto un frontale in macchina e per fortuna, per miracolo, sono rimasto vivo. Questo mi è bastato per entrare in comunità dove ho ritrovato una famiglia, dove ho ritrovato delle persone che credevano in me. Però mi è costato veramente tanta fatica. Quindi pensateci bene prima di dir sì a quella canna e prima di dir sì a tutto questo qua, perché non è un gioco, è veramente una cosa importante. Ho iniziato per gioco e dietro a quel gioco ci ho nascosto problemi e mancanze. Per colpa di quel gioco mi sono bruciato gli anni più belli dell'adolescenza, trovandomi a 18 anni con un ago in un braccio. E per risalire è stata una fatica, una guerra all'ultimo sangue giorno dopo giorno.